La festa qui a Tenerife praticamente sta iniziando, è mezzanotte e mezzo, ma Davide ha già sonno, sta già crollando, quindi si rientra. Ci siamo divertiti, abbiamo visto davvero un bel carnevale, pazzesco. Parlavano del numero 2 del mondo, io questo non lo so, ma so che un carnevale così bello con tante maschere così belle non le ho mai viste, quindi a noi è piaciuto. Molto bello, anche Davide, sono state due giornate meravigliose. Adesso mezz'oretta di macchina, guida Rita, non per altro, però qualche birra l'ho bevuta ed è meglio che guidi Rita solo per la polizia, non perché non sia in grado. E si rientra all'una, anzi è l'una meno 20, all'una e un quarto saremo in camper. Caldo incredibile, altro che felpa. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, Rita. Fammi andare a fare la pipì. Complimenti per il vestito, grazie, per la festa e buonanotte. Che Dio vi benedica a tutti, fratelli. A domani. Buongiorno a tutti amici, 9 e 10 del mattino, oggi è giornata di Siam Park, il parco acquatico più bello del mondo, così c'è scritto in tante riviste, in tanti siti internet, tantissime recensioni dicono così. Oggi andiamo a vederlo, adesso andiamo a fare una corsa con Davide, Rita sta lavando, sentite la pompa. E come rientriamo, doccia e si parte alle 10, apre sino alle 17. Quindi ci dobbiamo anche muovere, sono le 9, alle 10 apre, devo anche andare a correre ancora. Però spero che quando sarò qui con Davide, Rita sarà pronta. E io e Davide ci mettiamo 5 minuti. A dopo amici. Corsa fatta amici, non ci arrenderemo mai. Questo è il sacrificio. Sono morto, sono morto totale. Adesso mi do una rinfrescata e si parte. Anche Dado è in forma. Rita è qua, pronta, buongiorno Rita. Buongiorno. Siamo pronti per andare. Il tempo non è dei migliori, lì si gioca in acqua, si sta in acqua e purtroppo è così, ma andiamo oggi, punto. 10 in punto, 24 minuti dovremo essere al Siam Park. Va bene alla fine, dai, va benissimo. Chiude alle 17. Ci siamo, mancano 2 minuti al parco numero 1 del mondo. Ci iniziamo a leggere i cartelli, numero 1 del mondo, lo scrivono, ci crediamo, ci fidiamo. Eccolo qua, vediamo i cartelli avanti, 2 minuti 1.8 km. La giornata non è delle migliori per stare in questi parchi, perché è un parco acquatico, quindi bagni, acqua, non c'è caldo. Cioè farà 24 gradi alla fine, però non c'è il sole. Guardate solo l'ingresso, che bello, che spettacolare, solo l'ingresso. Ci siamo amici, i primi 7 euro ce li hanno rubati per il parcheggio. Rubati, presi, i primi 7 di oggi. Queste sono giornatine che costeranno. Adesso vediamo quanto costa il biglietto. Due adulti e un bambino, 114 euro. Grazie. Siamo dentro, vi faccio vedere la mappa di questo grandissimo parco. Guardate tutto quello che si potrà fare. C'è di tutto. Andiamo a vedere. Altri 7 per mettere il borsello.
e siamo già a 14 col parcheggio. Più il prezzo. Più il biglietto. Abbiamo preso il nostro armadietto, siamo tranquilli e al sicuro. Andiamo in giro. Postazione trovata, adesso andiamo a fare il primo scivolo. Il primo. Hola Rita! E così Dado nella sua imbarcazione si avventurò nelle acque più insidiose. Prendiamo la corrente! Mamma, ti raggiungo! Guarda quanto sono veloce! Sta scivolando! Bamba! Aiuto ragazzi, c'è una scivola assurda lì dietro! Mamma! Wow! Wow! Aiuto! 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 Bellissimo! Mamma mia, quanto è stato divertente! E qua siamo dentro l'acquario, eh! Un sacco di pesci enormi, ugini giganteschi! Primo gioco amici, concluso, divertiti, adesso ho freddo, andiamo ad asciugarci. Adesso ragazzi portiamo un paio di cose di là nei locker, perché ci siamo accorti che non ci servivano, e poi proviamo a fare un altro gioco. A parte dello scivolo era divertente. Troppo, lì mi sono divertito. Sì, anch'io. Adesso andiamo a mettere gli occhiali, la maglietta, qualcosa a posto e poi andiamo a cercare un altro gioco. Siamo pronti per fare un kamikaze, Dado, eh? Questo è alto, eh? Questo è enorme. Vedi? Pronti? Posso mettermi io qua? Sì, sì. Vai Dado! Oh! Tocca a me ragazzi, aiuto! Wow! Siamo già pronti per un altro gioco ragazzi, stiamo salendo per il prossimo. Sono belli, sono divertenti. Sentite le urla di Davide. Wow, oh, aiuto, aiuto, wow, aiuto, fa paura. Wow, wow. È pauroso, questo era pauroso, era tutto al buio. Mamma mia, quello di prima
non l'avete visto che una parte al buio fa paura perché non capisci dove stai andando. Ho sempre ansia in questi giorni. Non è euforico a dado, è rilassato, è tranquillo, sì, vero? Sì. Là gli occhi. Pronti Rita? Pronti! Vamos! Vamos! Vai Rita! Si deforma! Com'era Dado? No. Purtroppo nelle riprese si vedrà poco e niente. Parte sono al buio e parte ti devi tenere, se no voli. Comunque è divertente. Andiamo a cercarne un altro? Sì. Vamos. Andiamo a asciugarci. No, andiamo a cercarne un altro. Qua c'è lo squalo d'oro, 150 kg, 3.2 metri. Però ci siamo passati sotto, forse qui siamo passati prima. Sì, sì, ma non l'abbiamo visto. Ragazzi, questo è il kamikaze, 30 metri se non sbaglio. 30 metri. Quanti? 28 metri. Si scende da soli senza salvagente, senza nulla. Si tiene il corpo molto stretto. Adesso sta scendendo un altro. Guardate, aiuto! Adesso amici vado a fare il kamikaze. 28 metri, pronto Dado, tu mi filmi, devi documentare la mia morte, vado. A me l'onore. Di là c'è papà che sta per salire, ragazzi. Sta arrivando, ragazzi. E papà si sta preparando. Da uno scivolo di 30 metri. Papi! Alto! Stupendo, velocissimo, non puoi decidere niente. Scendi a 100 all'ora, chissà quanto. 5 secondi, 30 metri e si arriva. Mostruoso, emozionante, divertente. Proseguiamo? Sì. Andiamo. Lo vuoi fare Dado? No, È stato davvero figo, è un palazzo di 10 piani, 30 metri ragazzi. Bello tosto. Adesso mi asciugo, sto morendo di freddo, aiuto. Rita, stanca morta? Vero? Hai già camminato anche 10 minuti. Ma che 10 minuti? Che sto vedendo? È mezzogiorno e mezzo. Adesso sai cosa facciamo? Prendiamo i soldi e andiamo a mangiare. Adesso siamo alla ricerca di un posto per farci un panino. Vediamo. Grazie. Vai, Rita. Ok, adesso ci chiama per... Qua, vai. Perfetto. Vai. Siedi, Rita. Adesso dividiamo i panini così li assaggiamo tutti e tre. Sì. Va bene? Sì. So che vi piace amici sapere i prezzi, quindi una crepe, una torta piccolina, un triangolino con fragole, tre paninetti, una birra e una lattina di acqua, 23,20 €.
Siamo pronti per un altro The Jump. Buon viaggio. Andiamo, sollevalo in testa, così. Adesso partono papà e mamma. Ma poi dimmi com'è. Come ti dentro, spiega. Ciao. Ciao. Peccato ragazzi, questo l'avrei dovuto fare con la GoPro in testa o nel petto, era troppo divertente. Questo è l'ultimo che hanno costruito. Abbiamo un freddo adesso mostruoso. Aiuto, zuppi e non c'è il sole. Freddo, eh? Sì, ma alla fine poi paurosi ce n'è uno, due al massimo. Tutti assieme al parco, l'unico infreddolito io, e loro sono tutti uomini veri loro, eh. Di dove siete? Io di Viareggio. Ultimi 3 anni a Cecina. Bene, vi chiamate? Andreas. Cristian. Un piacere ragazzi. Ciao. Divertitevi. Ciao, buona. Ciao. Buona, ciao. Ciao. Due nostri follower al Siam Park, ma corriamo perché mi sto congelando. Non mi batti i capelli. Sarà Rita in forma persa, mamma mia. Come sta andando il Siam Park? Bello, è il parco più bello del mondo, hai visto solo questo. Ah sì? Sì. Ok. Vamos? Ci siamo? Ciao a tutti! Sempre incastrati! No, no, no! Ah, no! Era lungo, questo era bello. Ah, troppo morbido per me. E adesso nel frattempo che Dago continua a giocare nel castello con tantissima acqua, noi ci beviamo un caffettino. Non hai preso una forchetta? Ah, adesso vado. Morto. Alla fine sta uscendo anche il sole, maledetto. E fosse uscito un pochettino prima, porca miseria. Mi ha fatto pregare. Tutto il giorno nuvoloso in questi parchi col sole. Oggi saremmo stati divinamente. Purtroppo era nuvoloso tutto il giorno, ma ci siamo divertiti comunque. Sì, siamo stati bene comunque, dai. Bel parco. Veramente, non so il numero uno perché io non è che ne conosca altri, però questo è davvero tanta roba. Ah, io sono tutto rotto. Davide, infortunato, volato un paio di volte. Sono caduto 20 volte. Però ti sei divertito. Sì. Adesso si ritorna al camperozzo. 20 minuti, era vicino. Siamo proprio vicini, va bene.